segno della Vergine, per voi questa non è una luna bellissima, però avete talmente tanti appoggi planetari in questo periodo che chiaramente sarà ancora una giornata positiva, con Venere, con Mercurio, con il Sole nel segno del Toro. Avete ritrovato una grande verve, un grande entusiasmo anche per tutto ciò che fate, e questo è molto importante, perché alcuni di voi sotto il giogo di Saturno e di Marte avevano in qualche modo un po' tirato i remi in barca, no? Si erano spaventati per alcuni problemi che si sono trovati ad affrontare all'improvviso, problemi imprevisti. Ecco, sotto questo Mercurio, ma soprattutto con questo Plutone bellissimo nel segno del Capricorno, una soluzione verrà fuori. Poi voi avete questa grande carica di energia, fortunatamente, e notate che questo Giove adesso, il pianeta assolutamente della fortuna, è messo in moto da questi transiti che ci sono nel segno del Toro, e quindi anche delle coincidenze piuttosto fortunate e certamente positive per quanto vi riguarda, riescono a togliervi d'impaccio. Bene anche l'amore, devo dire, questa è una luna che può essere estremamente passionale. Andiamo al segno della Bilancia.